battuto il record dell'anno scorso e di una buona lunghezza, no? Più 15% di visitatori, 47.500 visitatori, e quindi un segnale molto molto confortante, un risultato molto molto importante. Soprattutto Arte Fiera si è riconfermata pienamente oramai nel suo ruolo di principale fiera dell'arte italiana e nel sistema dell'arte in Italia, una fiera mercato dove non solo si possono vedere esposte le più belle opere dell'arte moderna, dell'arte contemporanea, e quest'anno con questa apertura che i direttori artistici hanno voluto verso le radici dell'arte moderna, l'Ottocento, e verso nuove tecniche come quelle della fotografia, ma una fiera nella quale ci si incontra, le gallerie, i collezionisti, i visitatori, e si fa anche nel miglior senso della parola mercato e quindi sostegno dell'arte. Ecco, la nostra è una fiera che realizza questo risultato, non vive di contributi pubblici, anzi siamo molto contenti di aver messo a disposizione di Bologna degli eventi culturali, non solo una fiera, come la grande mostra all'Archiginnasio dedicata agli artisti dell'est europeo, e come questo investimento che facciamo per il secondo anno, il fondo di acquisizione di opere di giovani artisti e giovani gallerie. Il mio desiderio più ravvicinato è un grande successo che auguro a noi stessi con la seconda grande fiera dell'arte che Bologna Fiera realizza, e la realizzerà a Shanghai dal 12 al 14 di settembre. Saremo la prima fiera italiana che realizza una iniziativa così importante in Cina, e crediamo che quindi sia un altro modo di mettere assieme arte italiana e grande viaggio nel mondo. Mi auguro che il prossimo anno a Bologna riusciamo a fare un'altra straordinaria arte fiera ed un'altra straordinaria Art City, magari realizzando ancora di più uno sguardo verso un'arte italiana che riprende i nuovi artisti italiani. La mostra che abbiamo portato qua, proprio per evidenziare anche il rapporto tra l'Italia e la Cina, è andata molto bene, c'è stato un grosso interesse, c'è stato un grosso interesse sia sulle opere sia sulle gallerie che abbiamo coinvolto. Portare una parte dell'Italia a Shanghai è qualcosa che ci interessa. Abbiamo parlato e continuiamo a parlare con alcune gallerie partecipanti e anche alcune che non sono venute, e sicuramente c'è stato un interesse nel cominciare a toccare il mercato cinese, coltivare il mercato cinese. Quindi un 5-10 gallerie italiane sicuramente vorremmo portarle, e crediamo appunto che ci sia spazio per cominciare a vendere l'arte italiana in Cina e cominciare a far conoscere l'arte italiana soprattutto ai collezionisti cinesi.